Cormorani racconta l'estate di l'ultima estate dell'infanzia di due ragazzi, Matteo e Samuele, interpretati nel film da Matteo Tur e Samuele Bogni, e racconta appunto l'ultima estate del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, l'ultima estate che tutti noi abbiamo vissuto, che è quell'estate in cui continui a giocare ma il gioco comincia ad annoiarti, cerchi qualcosa in più, ti guardi intorno, scopri il mondo che è intorno. L'idea del film è nata, è un film che ho girato nel luogo in cui sono nato. L'idea del film era, l'intenzione del film era raccontare questa fase della vita, questa estate, questo breve periodo, come un periodo senza inizio e senza fine, e soprattutto raccontare una storia di formazione dal punto di vista di due ragazzi, quindi permettendo loro di agire con la massima libertà all'interno della scena che gli è stata costruita intorno. Io sono un montatore e principalmente lavoro con montando documentari. In realtà I Cormorani è un film molto particolare perché mischia elementi di finzione a elementi del cinema del reale. L'idea del film è stata quella di costruire intorno a Matteo e Samuele delle situazioni in cui loro potessero agire e interagire con quello che avveniva nella scena, quindi con personaggi, con situazioni. Questo meccanismo, diciamo, aveva la doppia funzione, prima di tutto di cercare di lasciare Matteo e Samuele nella massima libertà, ma avere un controllo su quello che accadeva narrativamente nel film. Il secondo elemento importante era una specie di conflitto fra quello che loro hanno intorno, quindi quello che è stato costruito intorno a loro da una persona adulta, da me e da tutti i tecnici che hanno lavorato al film, con la possibilità di lavorare sull'istinto di due ragazzini all'interno di queste situazioni immaginate da noi. Conosco Chiara Andrici e Andrea Mura, il lavoro che fanno da anni, e li ho seguiti nei vari anni nello sviluppo del festival. Sono stato a trovarli a Treviso, nella sede di Treviso, ed è un festival che ho sempre seguito. Appunto, quando c'è stata la possibilità, quando mi hanno detto che con Morena stati selezionati, sono stato molto molto contento, perché non ero mai stato a Palermo ed è la prima volta e sono sicuro sarà una bella esperienza. I Cormorani è il mio primo film, io appunto normalmente lavoro come montatore, ed è un film per me molto importante, non solamente perché è il mio primo film, ma perché unisce appunto elementi filmici, elementi molto personali. La scelta è stata quella di girare, raccontare questa estate di questi due ragazzi nel luogo in cui io ho passato la mia adolescenza, quindi la mia infanzia e la mia adolescenza. Io ho vissuto 7 anni fuori dall'Italia, e l'idea del film è nata quando vivevo a Barcellona, quando vivevo all'estero. C'era questa voglia di tornare nel luogo che meglio conosco per poterlo raccontare, però attraverso due occhi che non sono i miei, due occhi di due personaggi di oggi, moderni.